si ribadiscono i tre fattori chiave dello sviluppo, ovvero il sostegno all'innovazione tecnologica, in particolare quella digitale, il passaggio all'economia circolare e l'adeguamento alle infrastrutture materiali e immateriali adeguate appunto al XXI secolo. Per quanto riguarda tuttavia la situazione di quest'anno, nel rapporto si sottolinea come tale crescita non sia stata sufficientemente inclusiva. I dati, l'alto numero dei NEET, il bassissimo tasso d'occupazione per le donne, soprattutto a sud, e l'aumento dei working poor, ci dicono che bisogna ancora fare molto. Per affrontare le tre criticità segnalate, quindi la produttività del lavoro, vengono formulate tre proposte. La prima è l'introduzione, come peraltro spiegato anche dall'obiettivo 8B, di un patto globale per l'occupazione giovanile che cerchi di fronteggiare l'attuale stato di difficoltà in cui versano soprattutto i nostri giovani. Relativamente all'occupazione femminile invece si sottolinea l'importanza di potenziare i servizi di cura e di introdurre il cosiddetto lavoro agile e infine, per quanto concerne la competitività e la produttività, investire sull'economia sociale e solidale e sulla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.